Segua. Ho rifiutato il primo progetto di Ludl, non perché fosse stato mal concepito, anzi, ma superava le nostre possibilità economiche. È questo il progetto imputato a Kutrna? Venga a esaminarlo da vicino. Sì, questo è il primo progetto. E quegli appunti a margine? Sono miei. Grazie. Signor Presidente, se ho stabilito di concedere... Prima torni al suo posto, per favore. Se ho stabilito di concedere dei supplementi per il lavoro notturno è perché il lavoro notturno è notoriamente più difficile. E mi sono comportato allo stesso modo per il lavoro svolto col maltempo e in luoghi pericolosi. Certo che questi criteri potevano anche essere giusti. Resta solo da sapere chi giudicava il grado del maltempo e la pericolosità dei luoghi. Il reparto del lavoro. E l'ingegner Potucek. Imputato Kudrna, si è mai reso conto che nei vari progetti figuravano alcune indicazioni non esatte? Sì, ricordo che una volta è successo. Ma quando venne da me l'ingegner Ludl, respinse il progetto. Però noi siamo a conoscenza di molti altri casi. Nella relazione della commissione di revisione si rileva che è stato conteggiato un numero eccessivo di giorni di maltempo. Sono stati ampliati i tempi dei lavori di montaggio e sono persino stati assegnati dei premi per lavori già ultimati. Non credo fosse questa la funzione conferita all'assegnazione dei premi. Non le pare esatto? Signor Presidente, le ho già detto che i premi servivano a ricompensare coloro che l'avevano onestamente meritato con un maggiore rendimento. Di questo non sono molto convinto. Sottopongo a questo tribunale la proposta di premio di produzione numero 15. L'imputato ha firmato questo documento concedendo il premio a un certo Karel Krivanek dell'impresa nazionale montaggi di Kladno. Sul documento figurano false indicazioni sulla data del lavoro svolto. Esso è retrodatato. Questo dimostra chiaramente... che lei ha abusato consapevolmente della sua carica. È fatto.